La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra angolare. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. E poi una seconda citazione del Vangelo di oggi: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato ad un popolo che produrrà molto più frutto. Non so se hai mai inventato una storia. Quando uno racconta una storia, da una parte affascina. Affascina perché chi lo ascolta non sa bene dove vada a finire, ma allo stesso tempo rivela, perché raccontando la storia racconta di sé. Così è la parabola che Gesù oggi racconta dei vignaioli omicidi. Perdonami, ma vorrei portarti anche oggi dentro la cappella degli scroveni, di fronte alla crocifissione, perché la parabola di Gesù ci racconta proprio questo. E Giotto ci parla di questa pietra angolare che è stata scartata dagli uomini. Una pietra che è sottolineata da quella dimensione angelica che si trova nell'alto. 10 angeli che raccolgono il frutto della vite con delle coppe in un modo delicato perché quel frutto non vada perduto. Sotto, alla croce, abbiamo anche quelli ai quali sarà tolto il regno di Dio, i soldati che si stanno contendendo le vesti di Gesù, e in quei soldati potremo vedere tutto il mondo, che il popolo al quale che non si attacca a questa pietra angolare: sacerdoti, scribi, farisei. Ma vorrei fermarmi con voi su quella pietra d'angolo che è personificata dal Cristo, sotto al quale troviamo Maria, la Maddalena, la quale si aggrappa a questa pietra e si cementifica a questa pietra. L'unico modo per stare attaccati alla pietra è l'atteggiamento di Maria, l'amore. Allora vorrei lasciarti con questa domanda: qual è il tuo posto dentro a questo dipinto, dentro a questo Vangelo? Sei nella dimensione angelica che va a raccogliere il frutto della vite? Sei dentro ai sacerdoti, agli scribi, ai farisei? O sei dalla parte della Maddalena che si aggrappa alla pietra d'angolo?